Questo è un giorno importante per il comprensorio e per Brolo sicuramente, perché l'inaugurazione di questo nuovo hub vaccinale vuol dire un'attenzione alle periferie, un'attenzione alle zone anche lontane delle aree metropolitane. Lo facciamo nell'intento di una ripresa economica, turistica, sociale. Dopo circa 15 mesi di pandemia, agevolare le vaccinazioni anche vicino ai posti più lontani significa sicuramente aiutare la ripresa. Questo è l'intento che noi abbiamo questa sera con l'inaugurazione di questo nuovo centro hub vaccinale di Brolo. Ringrazio naturalmente qua il commissario per l'emergenza Covid dell'area metropolitana di Messina per aver sostenuto la nostra richiesta, e credo che sarà anche una situazione che porterà benefici a tutto il comprensorio, partendo anche da quella che è la stagione turistica. L'apertura del punto vaccinale di Brolo completa un quadro di aperture di punti vaccinali nell'area metropolitana di Messina e Dulcis in Fundo ci permette di avere chiaro per le prossime settimane una capacità forza nella campagna vaccinale che vedrà sicuramente interessata tutta la popolazione dell'area metropolitana di Messina. Questa provincia è una provincia particolarmente lunga come numero di comuni, con 108 comuni. Non potevamo non completare con Brolo, con la possibilità che daremo ovviamente a tutti i cittadini di vaccinarsi, oggi ancora con target assegnati, ma credo che nelle prossime settimane, soprattutto nel mese di giugno e di luglio, con il completo approvvigionamento di vaccini in maniera forte e puntuale da parte del governo regionale, sarà data la possibilità alla maggior parte della popolazione, sicuramente a tutta la popolazione avente diritto, la possibilità di vaccinarsi, permettendo ovviamente una ripresa normale di quella che è la nostra quotidianità, che da troppo tempo è stata limitata dalla pandemia. Noi abbiamo chiesto di essere autorizzati a fare il vaccino anche ai turisti che si trovano in Sicilia. Come sapete, il commissario nazionale ha fatto un passo indietro, nel senso che ha chiesto più tempo per riflettere. Speriamo che possa arrivare il disco verde. Vaccinare un turista che si trova in Sicilia senza bisogno di avere il fastidio e il pensiero di dover tornare a casa propria per sottoporsi al siero mi sembra un atto di grande valenza sul piano del servizio e di grande strategia sul piano della resa turistica. Oggi anche il commissario nazionale per la protezione civile, generale Figliuolo, ha detto che ci potrebbe essere la possibilità di vaccinare anche turisti. In quest'ottica, questa zona, che sicuramente ha molti posti letto ed è una zona turistica, può agevolare anche la ripresa. Questo è il nostro intento e spero che tutti sappiano che vaccinarsi è importante ed è l'unico mezzo per evitare ancora quello che è successo finora. Credo che siamo già oltre 100 punti vaccinali in Sicilia e quello di Brolo era una tappa già prevista, necessitata dal contesto anche geografico, perché non servirà soltanto la comunità locale ma anche quella dell'area circostante. L'obiettivo è convincere quante più persone possibili a vaccinarsi, perché solo quella è la strada per uscire definitivamente da questo tunnel. Grazie Presidente di essere qui. Mi rivolgo naturalmente alle autorità civili, religiose, militari e soprattutto ai colleghi sindaci e ai cittadini tutti. Oggi è un giorno importante non solo per Brolo, ma per tutto l'intero comprensorio. Alla presenza illustre del Presidente della Regione inauguriamo questo centro vaccinale, che è simbolo di speranza e di ritorno alla normalità. La sanità siciliana ha sorpreso tutti. Un anno fa nessuno di voi giornalista avrebbe scommesso un centesimo sulla riuscita di questa battaglia assolutamente drammatica.
stiamo facendo anche di più, perché abbiamo aumentato il numero dei posti in terapia intensiva, abbiamo destinato 40 milioni di euro per comprare nuovi strumenti, stiamo realizzando nuovi ospedali. Io credo che se dovessero arrivare fra 2-3 anni i medici, di cui specialisti di cui in questo momento non si vede l'ombra, noi non avremo più da invidiare neppure alle più efficienti regioni del nord, ma ogni cosa va fatta con gradualità. Noi in Sicilia possiamo guardare tutti negli occhi perché non abbiamo perso un solo appuntamento. Certo, la macchina della perfezione non è di questo mondo, ma è dell'altilà. Ma nonostante gli errori, qualche ritardo, qualche disguido, possiamo alla fine dire di non essere stati in Italia né i peggiori e neanche i migliori. Intanto mi rivolgo all'onorevole Presidente della Regione, Nello Musumeci, per la sensibilità dimostrata, per la sua presenza qui oggi e per avere dato anche l'assenso all'apertura di questo hub vaccinale. Signor Sindaco, cari sindaci, autorità militari, reverendo parroco, amiche e amici, cari volontari, sono io che ringrazio voi, perché occasioni come queste profondono e trasmettono fiducia, diventano adrenalina pura per poter continuare ad affrontare la gravità di un momento per il quale nessuno era pronto a gestirlo. Lo ricordava bene il sindaco Di Brolo, non abbiamo mai fatto un corso accelerato per gestire una pandemia che in Sicilia ha portato migliaia di morti. E anch'io, come ha fatto il sindaco, desidero rivolgere un sentimento di gratitudine ai medici, agli infermieri, ai volontari, a chi giorno dopo giorno sta nella trincea della sofferenza e della speranza, perché questo è un punto vaccinale, è la stazione della speranza. Ecco fatto. Il senso di questa preghiera è intanto proprio un atto religioso, un'invocazione di chi crede a Dio perché ci assista ancora fino alla sconfitta di questo demone. Ma mi permetta di dire che è anche un atto dovuto di sostegno a tutti coloro che nell'arco di questo anno e più hanno lottato, faticato, indipendentemente dalla fede o da qualsiasi colore di appartenenza. Questo è il momento dell'unità totale, dell'unità assoluta.